Allora, possiamo riallacciarci all'ultimo argomento che abbiamo visto insieme giovedì scorso, e provare a completare un po' meglio le definizioni e poi cimentarci con qualche esempio, esercizio. Ok? Quindi mi riallaccio. Abbiamo iniziato a parlare di modellazione concettuale, il cui scopo della modellazione concettuale è quello di identificare quali sono i dati che il sistema informativo tratta, deve trattare, e quali sono le relazioni tra questi dati. Quindi il sistema informativo che tratta che cosa? Quali informazioni gestisce? La vita del sistema informativo è gestire informazioni, abbiamo visto la volta scorsa, acquisirle, elaborarle e poi presentarle in output. Quindi il punto di partenza è chiarire quali sono le informazioni che stiamo facendo frullare. Allora, il modello concettuale noi lo descriviamo a partire dal formalismo UML dei diagrammi delle classi, del class diagram, che si basa su tre costrutti abbastanza semplici. Il primo costrutto è quello della classe, attraverso la quale rappresentiamo, definiamo quelli che sono i concetti significativi, e un concetto o una classe è un insieme di oggetti dello stesso tipo, no? Questo sto riprendendo quello che abbiamo già detto giovedì scorso. E quindi una classe la rappresentiamo attraverso graficamente una notazione fatta a rettangoli, cioè un rettangolo con all'interno il nome della classe. Quindi la classe employee, impiegato, rappresenta l'insieme di tutti gli impiegati dell'azienda, ad esempio, se stiamo pensando al sistema informativo di un'azienda. Meglio ancora, se noi diciamo che la classe impiegato rappresenta l'insieme di tutti gli impiegati, usiamo una scorciatoia linguistica che però ci può ingannare. Perché il sistema informativo dentro, nella sua memoria, non ha gli impiegati. Gli impiegati sono persone libere ancora di andare in giro, non di essere sacrificate dentro un hard disk. Okay? Quando rappresentiamo la classe impiegato, stiamo rappresentando la classe di tutte le informazioni che abbiamo sui singoli impiegati. Cioè ogni impiegato, dal punto di vista del sistema informativo, è rappresentato con una insieme di informazioni. Io direi una scheda, immaginiamoci una scheda, no? In cui sei schedato dal punto di vista del sistema informativo. Quindi la classe impiegati è l'insieme di tutte le schede a proposito degli impiegati, delle persone che sono impiegate nell'azienda. Non è l'insieme delle persone, è l'insieme delle informazioni sulle persone. Questo informazioni su lo dobbiamo sempre pensare quando vediamo una classe. Quindi City è una classe che contiene le informazioni sulle città gestite dal sistema informativo. Sale è la classe che contiene le informazioni sulle vendite. Department è la classe che contiene le informazioni sui dipartimenti di un'azienda. Ok? Dobbiamo sempre ricordarci che c'è una separazione reale tra un oggetto, la persona, l'impiegato, e le informazioni che ho su di essa. Che ho perché le voglio avere, perché le voglio gestire, perché nel sistema informativo mi serve gestire questo tuo insieme di informazioni. Quindi questi sono tutti insiemi. Io uso molto spesso questo paragone cartaceo di schede con cui su cui sono scritte le informazioni di vari impiegati. L'importante è che tutte queste schede, tutte queste informazioni le metto nella stessa classe impiegati se sono tutte uguali tra di loro. O meglio, conterranno informazioni distinte perché le singole persone hanno nomi e cognomi diversi, ma la struttura della scheda, i campi che contiene, sono gli stessi. Allora, per quello li posso mettere in un'unica classe, perché sono tutti dello stesso tipo. Le informazioni che io possiedo sono tutte dello stesso tipo. E quindi le posso raggruppare in un unico concetto più ad alto livello, più astratto.
Quindi ho i singoli impiegati, le informazioni sui singoli impiegati e la classe che rappresenta gli impiegati, o il concetto di impiegato, così come è gestito da questo sistema informativo. E così via. Ecco, e quali sono poi i singoli impiegati, o meglio, le informazioni sui singoli impiegati, sono rappresentati in UML da una rappresentazione diversa che si chiama oggetto e non classe. Noi ne faremo pochissimo uso, quindi non ci entro troppo in dettaglio su questo. Solo per ribadirlo dalla notazione, l'oggetto è una scatola, è un rettangolo a uno scomparto solo, mentre invece le classi avevano due scomparti, o tre, ma tre non useremo mai. E dice che questa specifica città, a cui do un nome temporaneo, un identificatore, è un oggetto di tipo city, dove city è il nome di una classe. Quindi se vi capita di vedere dei rettangoli in un diagramma delle classi che contengono uno scomparto solo, questi rappresentano oggetti, cioè singole istanze, singoli elementi appartenenti alla classe, appartenenti all'insieme. Come dicevo, questa notazione la useremo di rado. Ma invece dicevamo prima che una classe contiene informazioni tutte dello stesso tipo, che hanno tutta la stessa struttura, relative però a individui, a oggetti diversi. Quali sono le informazioni contenute all'interno di ogni singolo oggetto della classe? La classe impiegato avrà dati tutti dello stesso tipo. Sì, quali? Quali sono i dati che possiedo, che il sistema informativo possiede a proposito dell'impiegato? Quali sono i dati che il Politecnico possiede, o meglio, il sistema informativo del Politecnico possiede a proposito dei propri studenti, a proposito dei propri dipendenti? Allora, la risposta a quali sono questi dati la formalizziamo attraverso gli attributi di una classe. Quindi una classe rappresenta un insieme, rappresenta un concetto, e questa classe possiede a sua volta degli attributi, che sono i singoli campi, le singole informazioni che il sistema informativo gestisce per quanto riguarda i soli oggetti di quella classe lì, perché poi ogni classe avrà degli attributi diversi. Ogni attributo è identificato in modo molto semplice attraverso un nome e una tipologia. Quindi io dirò la classe studente del Politecnico ha come attributo la matricola, lo chiamo matricola, e è un numero. Poi voi ci mettete la S davanti, tanto per, ma il valore vero della matricola è il numero. Poi c'è un altro attributo che è il cognome, che è di tipo testo, stringa. Poi c'è un altro attributo che è il nome dello studente, che è di tipo stringa, di tipo testo. Poi ci sarà la data di nascita, che è un campo di tipo data. Poi ci sarà il luogo di nascita, che invece è un testo. Poi ci sarà, quali altre informazioni ci sono, il codice fiscale, che è un testo, con certe regole di formattazione precise, e così via. Allora, questo ci dà lo schema, lo scheletro di queste schede, che rappresentano questi studenti. Gli attributi della classe. E ho tutti gli oggetti, singoli oggetti di questa classe, attribuiranno un valore specifico all'attributo. Quindi se è vero che ogni studente ha un name, perché a livello della classe studente definisco che ha un attributo di tipo, che si chiama name, che è di tipo testo, poi dei vari studenti ci sarà Federico, Antonio, Giuseppe, Caterina, Maria e Luigina. Singole istanze di studenti, o meglio, di informazioni a proposito di studenti, hanno valori diversi per quegli attributi. Io a livello della classe non dico il valore. Non dico tutti gli studenti si chiamano Paolo. Dico tutti, no, dirò tutti gli studenti hanno un nome. E il nome si esprime sotto forma di stringa di testo. Dopodiché ogni singolo studente, lo dico, l'informazione a proposito di ogni singolo studente
avrà un valore specifico per quel nome, che è il nome, si spera, dello studente, persona vera. Quindi il nome vero è il nome della persona, ma perché io nel sistema informativo non ho mai la persona, io avrò delle informazioni sulla persona e tra le informazioni raccolgo il nome, che spero che sia, se l'ha inserito bene, il nome vero di quella persona. Io a volte sono un po' pedante, soprattutto all'inizio, su questa frasetta informazioni su, però ci aiuterà quando faremo le relazioni, tra breve, a capire meglio di cosa stiamo parlando. E così via. Quindi il modello concettuale che cos'è? Che cosa ci chiede? Ci chiede di identificare quali sono le tipologie di informazioni e classi e di descrivere come sono fatte, al loro interno. Qui ci sono i due ingredienti principali, la classe e gli attributi. Poi c'è il terzo ingrediente di un modello delle classi, che sono le relazioni tra le classi, tra questi tipi di informazioni. Quindi il sistema informativo gestisce tante tipologie di informazioni diverse, tante classi diverse, ma in qualche modo le informazioni relative a una classe sono collegate alle informazioni relative a un'altra classe. Se io ho la classe studente e ho la classe docente, professore del Politecnico, da qualche parte ci dovrà essere scritto che voi siete i miei studenti o che io sono il vostro docente. Non è che andate a fare l'esame con uno a caso, anche se vi piacerebbe. E quindi questa informazione, che lo studente c'è, ho delle informazioni su di lui, il docente c'è, ho delle informazioni su di lui, ma poi un'informazione terza. Il fatto che io sia il vostro docente non è un'informazione attribuibile al docente, non è una mia proprietà, ma non è neanche la vostra proprietà il fatto di avere me come docente. È una proprietà della relazione che abbiamo tra di noi. Quindi un sistema informativo non solo rappresenta informazioni, ma tiene traccia anche delle relazioni che ci sono tra i vari tipi di informazioni. Questo lo si fa, lo si modella, no? Lo descriviamo attraverso questo concetto che in UML viene chiamato di associazione o di relazione. Se arrivate dai database, vi ricordate, entità relazioni, c'è la relazione, no? Quindi questa è una cosa molto simile. Collega due classi, in realtà la definizione corretta sarebbe due o più classi, ma in questo caso ci limitiamo alle relazioni binarie, non quelle ternarie, quaternarie, che è già complicato così. Quindi ci fermiamo, accettiamo di modellare con un linguaggio più semplice di quanto in realtà potremmo. Quindi diciamo che un'associazione è un collegamento tra due classi. E questo collegamento tra due classi esiste per rappresentare i collegamenti effettivi tra le istanze di una classe e le istanze dell'altra classe. Io sono docente tuo, ok? È una relazione, la relazione essere docente è una relazione tra individui, tra oggetti singoli. Poi né io né te siamo all'interno del sistema informativo, quindi la frase corretta che dovrei dire è: l'informazione su di me è in relazione di tipo docenza, è docente di lo studente di cui ho questa informazione. In breve, il docente è docente, il professore è docente dello studente, no? Quindi la frasetta informazione dice sempre, a volte per semplicità di linguaggio la togliamo. Per ogni singola coppia. Però, in aggiunta a ogni singola relazione, il singolo professore è docente di un singolo studente, c'è una regola generale, che la regola di essere docente di è una regola, è una relazione, che può avverarsi solamente tra oggetti del tipo professore e oggetti del tipo studente. Allora, io la relazione la rappresento tra le classi, no? Graficamente lo possiamo pensare così: un'associazione o relazione è una relazione in realtà tra un oggetto di qua e un oggetto di là, un
un altro oggetto di qua, un altro oggetto di là. Qui c'è l'esempio di relazione tra studente e corso. Lo studente segue un corso. Il corso contiene uno studente. Questa è una relazione individuale. Quindi se abbiamo l'elenco degli studenti e abbiamo l'elenco dei corsi, dobbiamo sapere esattamente quale studente segue quale corso. Il sistema informativo deve sapere esattamente quale studente segue quale corso. Allora, per rappresentare questa informazione, noi che la vediamo in modo astratto, indichiamo una associazione tra le classi corrispondenti. Quindi studente segue corso. Attende, frequenta. Quella relazione, per motivi grafici di rappresentazione, la disegno tra le due classi, ma vuol dire, rappresenta, riassume tutte le singole relazioni tra l'istanza del singolo studente e l'istanza del singolo corso. Quindi quella relazione, c'è scritto, lo leggo brevemente, studente segue corso. Seguente frequenta corso. Ciò che vuol dire in realtà è che le singole istanze della classe studente, quindi i singoli oggetti che fanno capo alla classe studente, ossia le singole informazioni sui singoli studenti, ossia i singoli studenti, se lo vogliamo dire in breve, possono essere in relazione di tipo frequentare con un singolo oggetto della classe corso. Quindi quella freccia dà la possibilità agli studenti di essere in relazione frequenza con gli oggetti corso. Faccio un tratto solo, ma riassumo 10.000 freccette. Questo è un po', ci rendiamo, la difficoltà con cui ci troviamo a ragionare. Disegniamo qualcosa di astratto, ma dentro dobbiamo pensare a livello concreto che cosa succede, che cosa stiamo rappresentando. Okay. Le relazioni, le associazioni, sì, dal punto di vista grafico sono molto semplici da rappresentare, semplicemente un tratto che lega le due classi. Questo tratto ha un nome, che è il nome dell'associazione. Allora, se le classi, per comodità, le abbiamo sempre indicate, cercheremo di indicare con dei nomi sostantivi, le relazioni le indichiamo con dei nomi di verbi. Allora, qualora il verbo sia un verbo transitivo, no, conviene capire, a dare un suggerimento in quale verso va letta la relazione. E allora a volte si mette, il programmino che usiamo lo fa in automatico, una frecciolina vicino al verbo, che dice guarda che tu devi leggere studente frequenta corso, non devi leggere corso frequenza studente, perché poi magari il disegno lo rimesto e lo sposti, no, e dal punto di vista grafico non è ovvio. Quindi quella frecciolina è semplicemente un suggerimento per leggere il senso del verbo. Qual è il soggetto, qual è l'oggetto del verbo. Non è obbligatoria la freccia, ma sicuramente aumenta la comprensione. Ad esempio, qui abbiamo un altro tipo di relazione tra la classe impiegato e la classe città, anzi in realtà dice che ci sono due relazioni possibili. Una è un impiegato dove lavora, in quale città lavora, e l'altra relazione dice l'impiegato in quale città è residente, che sono due informazioni di tipo diverso. Io abito da una parte e lavoro da un'altra. E il sistema informativo può essere interessato a raccogliere entrambe queste informazioni. Entrambi sono informazioni che in realtà mettono in relazione l'insieme delle città e l'insieme degli impiegati. Quindi è importante sì sapere se uno studente segue un corso o è in relazione con un corso, ma è anche importante sapere qual è la relazione che ha lo studente con quel corso. La relazione è del tipo lo studente sta frequentando il corso oppure lo studente ha già superato il corso. Sono due modi diversi. È sempre una relazione tra studente e corso, l'ha superato, di solito c'è un voto, c'è una data e poi finisce lì. Invece sta frequentando, è un'informazione che poi cambia. E idem sotto, quindi ognuna di queste relazioni, ognuna di queste associazioni ha un suo significato. Ci aiutiamo a capire il significato cercando di scegliere un nome furbo, no? Un nome chiaro per queste relazioni.
Vabbè, prima di andare avanti sugli altri, se vogliamo, dettagli in più sulla rappresentazione dei modelli concettuali, io comincerei a fare qualche esempio. No? Per ora abbiamo detto solo tre cose: classe, attributo, associazione. Poi aggiungeremo ancora una e mezzo, la cardinalità e i casi particolari. Ma cominciamo da queste che sono il nucleo. Allora, prendiamo, poi sulle slide se voi volete c'è anche poi più avanti un esempio guidato, io tendo in aula a fare esempi diversi da quelli che ci sono sulle slide, no? Così abbiamo più punti di vista e più materiale. Allora, quello che possiamo fare è prendere il nostro, no? Ricordate l'altra volta che avevamo deciso di giocare, no? Provando a modellare il nostro Twitter. Quindi se noi dovessimo creare, no, creare un modello concettuale del sistema informativo che gestisce Twitter, quali sono i tipi principali di informazione che il sistema informativo deve gestire? Allora, si va. Cerchiamo di convergere. Quindi ci dobbiamo chiedere quali sono i concetti principali, di ogni concetto quali sono i suoi attributi e quali sono in relazione con chi e quali sono le relazioni tra di essi. Ok? Allora, per farlo possiamo già direttamente appoggiarci al programmino che usiamo poi anche in laboratorio, che è questo che si chiama ASTA. Non chiedetemi come si pronunci, ASTAH, l'H pronunciato a piacere. Di cui esiste la versione ASTA Community, dicevo la volta scorsa, c'è un link sulle slide che abbiamo dato la settimana scorsa da scaricare. Esiste anche una licenza gratuita per studenti della versione professional, quindi installate cosa volete. Quindi noi possiamo creare un nuovo progetto, brutto brutto nero nero, quando creiamo un nuovo progetto. All'interno del progetto possiamo creare diversi diagrammi. Al momento noi conosciamo, stiamo imparando il diagramma delle classi. Quindi ci sono varie tipologie di diagrammi che sono supportate da questo software, di cui alcune vedete che a fianco c'è scritto paid, quindi la versione community non la potete usare, ma quelli che useremo noi durante il corso sono essenzialmente tre: diagramma delle classi, diagramma di casi d'uso e diagramma delle attività. Basta, ci basteranno questi. Quindi noi partiamo creando un nuovo diagramma delle classi. Allora vedete che c'è il progetto, senza titolo, possiamo dargli un titolo. Non riesco a selezionarlo adesso, ma c'è due, e all'interno del progetto ho un diagramma. La parte destra rappresenta il diagramma che stiamo disegnando e nella toolbar all'inizio ci sono le varie icone con le quali possiamo comporre il diagramma. Quindi la prima, la più importante per noi è l'icona della classe. E poi c'è l'icona dell'associazione. Ok? Allora, partiamo dalle classi. Poi le altre, no, chiaramente le aggiungeremo man mano che vedremo i dettagli della grammatica visuale del linguaggio delle classi. Qui stiamo imparando un nuovo linguaggio, che è però un linguaggio grafico, ha delle sue regole, come tutti i linguaggi, però su queste regole si esprimono in forma grafica, sotto forma di forme, di collegamenti, di cose possibili da fare con queste forme oppure cose di base. Allora, Twitter. Ditemi un concetto che sicuramente Twitter deve gestire. Utente. Venduto. Lo scrivo all'inglese se non vi dispiace. Poi,
Cioè, il sistema informativo di Twitter ci sia solamente una lunga tabella di utenti? No. Cosa esiste? I tweet. Come minimo. Allora, ci saranno altre classi. Al momento queste due ci sembrano molto più importanti delle altre, preponderanti. Allora cominciamo a dettagliare queste, poi man mano che andiamo avanti magari ce ne vengono in mente delle altre. Liste, i gruppi, vediamo. Partiamo allora dall'utente. Quali informazioni, stiamo cercando gli attributi, quali informazioni gestisce Twitter sugli utenti? Allora, la prima qual è? Il nickname. Allora, lo scriviamo qui nel primo scomparto. Il secondo scomparto noi lo lasciamo sempre vuoto perché è quello dei metodi, cioè che cosa, le operazioni che è in grado di fare questo oggetto. Noi non facciamo, ha senso quando stiamo progettando un software. Qui non stiamo progettando un software, ma stiamo progettando un modello concettuale astratto. Quindi il nome, avete deciso che si chiama nickname, e devo indicare due punti il tipo di dato associato a questo. Quindi qua, dopo i due punti, il programma già mi offre una serie di tipi di dati possibili. Io direi magari stringa perché è un testo. Sì. O text o string. E questo è il primo. Poi ho altre informazioni sull'utente? Andiamo qua a vedere. Quell'utente lì avrà un suo profilo, mi mostra, il nome completo mi fa vedere, oltre al nickname che è questo. Quindi devo avere anche il nome. Name, chiamiamo full name per sicurezza, e anche l'una string. Poi potrò avere l'immagine del profilo, poi qualcun altro ha detto? Il follower. Allora, sì, tutte e due, ma in modi diversi. Allora, l'immagine del profilo diciamo di tipo image, non invento il tipo. Adesso poi noi non entriamo nel dettaglio di come è memorizzato l'image, molto probabilmente lì dentro ci sarà il nome di un file, all'interno del file c'è l'immagine, ma non ci interessa, non stiamo progettando il database, stiamo descrivendo i concetti. Il follower invece, questa va bene, un suggerimento che è arrivato, immagine del profilo, mi sembra che ci sia. L'altro suggerimento che è arrivato è i follower. I follower non sono un attributo, ma sono una relazione. Chi segue chi? Una relazione tra un seguitore e un seguito di tipo follow. Allora, il seguitore è uno user e il seguito è uno user. Ok? Quindi in questo caso si tratta, non c'è niente di speciale, di una relazione riflessiva tra la classe user e se stessa. Quindi aggiungiamo per la prima volta una associazione, partiamo da qui, facciamo un giro e torniamo qui. E questa associazione la chiamiamo follow. Okay. Il nome, adesso poi questo programma è un po' strano da usare le prime volte, per indicare il nome dell'associazione io semplicemente, dopo che l'ho disegnato, ho semplicemente scritto con la tastiera e battuto invio ed è comparso, se no si può anche indicarlo qua. A livello grafico vedete che sulla sinistra qua vi elenca il dizionario delle cose che avete definito,
quali classi, all'interno delle classi quali attributi. Poi se selezionate un elemento, in questo caso abbiamo selezionato un'associazione, mi fa vedere, mi permette di scegliere per esempio il nome, da indicare. Se selezionate la classe, qua sotto ho le informazioni sulla classe, prima delle quali il nome. Poi c'è tutta un'altra serie di attributi che posso definire sul disegno di questa classe. Quindi ho definito follow dicendo che un utente segue un altro utente. Questo, in qualche modo, se la leggo da un lato, mi dà i follower, coloro che seguono me. Se la leggo dall'altro lato, mi dà i following, cioè le persone da me seguite. Poi fa sempre confusione tutte le volte, in italiano ma anche in inglese, pensare a un verso, la differenza tra following e follower. Allora, quando io vedo questa immagine, non devo fare l'errore di pensare, ah ma c'è un utente che segue se stesso. Ma non vuol dire questo. Vuol dire che tra l'insieme degli utenti, dato un utente, questo utente può seguire un utente preso dallo stesso insieme degli utenti. Ok? Che poi sia lo stesso, nel senso che lui segua se stesso oppure no, è un vincolo che possiamo decidere di mettere o no. Ma una relazione riflessiva è: oggetti di una classe sono in associazione con oggetti della stessa classe. Oggetti che possono essere diversi, ma della stessa classe. Come se decidessi la relazione vicino di banco. Voi adesso siete seduti, ciascuno di voi ha uno o due vicini di banco. O tre o quattro se contiamo anche quelli davanti e dietro. Quella è una relazione tra studenti e studenti. Ma non vuol dire che uno è vicino di banco di se stesso, no? Quindi cerchiamo, questo è lo sforzo che dobbiamo sempre fare. Abbiamo una rappresentazione astratta che in realtà significa una cosa un po' diversa, ma che ce la visualizzeremo in modo diverso a livello concreto. Poi proviamo a vedere, diamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte. I tweet. Che attributi hanno i tweet? I 140, no? I 140 caratteri, il testo. Quindi definisco il testo, sempre come string. Poi sicuramente avrà una data. Definiamo un tipo di dato data, date, time. Cioè l'istante in cui è stato pubblicato. Vedete che a fianco a Gianni Tweed diceva 7 minuti alla data e l'ora di pubblicazione. Poi c'è il testo dentro. E quindi abbiamo sia il testo che la data. E poi un tweet avrà sicuramente un autore. Ma chi l'ha scritto? Allora, questo autore, chi l'ha scritto, cos'è? Come lo rappresenta? È una relazione tra tweet e utente. Giusto? Allora, vi faccio vedere prima il modo sbagliato di farlo. Adesso è facile non sbagliare, perché abbiamo una lavagna vuota, abbiamo poche cose. Però il modo sbagliato di farlo sarebbe questo. Scrivere l'autore... aspetta, prego. Cioè, mettere dentro la classe tweet il nickname della persona che ha fatto il tweet. Sembra sensato, no? Sembra ragionevole. Sì, l'ha fatto lui. Il nickname serve apposta per identificarlo. Però da questo, descritto in questo modo, non è evidente la relazione tra tweet e utente. Non è esplicita. Io vedo che la classe user ha un campo che si chiama nickname,
l'attributo che si chiama nickname. La classe tweet ha un attributo che si chiama nickname, ma non c'è scritto da nessuna parte che questi due sono imparentati, solo perché si chiamano allo stesso modo. Immaginate quante volte avremo un attributo del tipo data di creazione, o data di iscrizione, un attributo nome. E mica detto perché non c'è scritto da nessuna parte che se l'attributo si chiama nello stesso modo c'è un significato profondo dietro il fatto che si chiami nello stesso modo. No. Quindi noi staremmo basandoci sulla accidentale uguaglianza di nome di un attributo per rappresentare un'informazione che in realtà è essenziale. Non va bene. Ok? Quindi ogni volta che pensate, ah ma queste due sono collegati perché questo valore qui è uguale a quel valore là, rispondetevi, no, allora c'è un modo migliore di farlo. Ok? Due valori possono essere uguali, ma il che non significa nulla. In comune, okay? Sia io che il mio gatto abbiamo un nome, ma il fatto che io abbia un attributo name e il mio gatto abbia un attributo name non vuol dire automaticamente che quello deve essere il mio gatto. Poi il valore del nome è diverso, non l'ho chiamato come me, però abbiamo entrambi un nome. Quindi né l'identità del nome dell'attributo né l'identità del valore dell'attributo non hanno nessun significato di per sé, okay? Non costruiamoci un sistema informativo così basato su queste fondamenta. Quindi la vera informazione che vogliamo modellare è che l'utente crea il tweet. O il tweet è creato dall'utente, per carità. La regola è cercare di usare i verbi sulle... stavo in inglese, quindi mettiamo creates. Che vuol dire che qualcuno degli utenti ha creato un tweet, o un utente crea un tweet e un tweet è creato da un utente. Poi cosa posso fare ancora? C'è un tweet che mi piace, lo posso ritwittare. No, sapete, no? Cos'è? Clicco retweet, e se faccio retweet, adesso tutti si chiedono perché gli piace quello, di fatto ho rilanciato, no, sulla mia pagina quel tweet. Allora, retweet che cos'è? È un'operazione che io faccio sul tweet di un altro, giusto? Quindi c'è il fatto che io, utente, ho ritwittato un determinato tweet che aveva un proprietario, un creatore diverso da me. Allora, questo come lo posso rappresentare? Di nuovo attraverso una relazione tra utente e tweet. Cioè, io posso creare un tweet nuovo, io posso retweetare un tweet di un altro. Quindi può esserci una relazione di retweet. Così come può esserci la relazione di like. Io metto un like, il cuoricino, sul tweet di un altro. Twitter non lo chiama like per non far sgarbo Facebook, ma non so come altro chiamarlo. Prima c'era la stella, quindi avrei scritto star, adesso ce la faccio il cuore, che verbo ci metto? Lascio like. Allora, proviamo a leggere il significato di queste relazioni. Dicono che
Il sistema informativo, pensiamo al retweet, il sistema informativo ha l'informazione sul fatto che un determinato utente abbia un retweet di un determinato tweet. Ok? Questa è una relazione tra l'informazione che ho sull'utente e l'informazione che ho sul tweet. Non vuol dire, ok, vuol dire un qualche utente ha fatto un retweet di un qualche tweet. Questa frase che ho detto è sbagliata, cancellata, scusate. Un qualche utente è in relazione di retweet con un qualche tweet. Più brutta da dire così, però purtroppo è più corretta. Perché? Perché non stiamo confondendo, purtroppo a parole facili confondersi, è per questo che ci servono i diagrammi formali, stiamo confondendo l'esistenza di una relazione col soggetto che la crea questa relazione. Vi faccio un esempio che chiarisce tutto. Studente, esame, relazione supera. Okay? O promosso, meglio ancora. Relazione studente, promosso, esame. Allora, è ovvio che il soggetto di promosso è lo studente, ma non è lo studente che fa lui l'azione di promuoversi. Okay? C'è qualcuno che lo promuove. Allora, se io dicessi lo studente si è promosso un esame, sarebbe sbagliato. Io direi che l'informazione che ha il sistema informativo è che quello studente è risultato promosso in quell'esame. Chi abbia fatto l'operazione di promuoverlo, ok? Se lui da solo si può autopromuovere, o se un professore l'ha promosso, o se il Padre Eterno l'ha graziato perché quell'esame non lo passava mai, non c'è scritto qui. Un'altra delle difficoltà che avremo sarà separare la vista concettuale con la vista di processo, che faremo subito dopo. La vista di processo ci chiederemo chi fa cosa, quando, in che ordine fa le cose, ma soprattutto chi è responsabile di fare le azioni. Qui no, qui abbiamo la fotografia delle informazioni che il sistema informativo ha a valle delle operazioni che qualcuno ha fatto. So che rimango un po' teorico adesso, però man mano, fidatevi, man mano che facciamo esempi e vediamo altre cose, riusciremo a capire meglio. Quindi, qui ci confondiamo un pochino perché l'utente, oltre a essere chiaramente oltre a essere il titolare dell'informazione su chi ha fatto il retweet, è anche colui che l'ha fatto davvero, quindi un pochino confondo. Ok, ci sono altre cose che vogliamo modellare? Cosa posso fare? Beh, quindi abbiamo fatto il retweet, in realtà si poteva fare un'altra cosa, aggiungere un commento. No? Ci dice scritto aggiungere un commento. Cos'è in Twitter questa cosa qua? È fare una sorta di retweet, ma il retweet semplicemente ricopia tale quale il tweet originario. Mentre il commento aggiunge un mio tweet e lo collega a quello vecchio. Giusto? Quindi è una... Se io scrivo qualche cosa, e vedo che nella mia timeline ho un mio tweet che è remember it che a sua volta cita un tweet precedente. Allora, questo come lo rappresentiamo? Lo possiamo rappresentare non creo un nuovo tweet, sì, ma no, perché non è proprio un tweet come tutti gli altri. Mi vengono in mente almeno tre modi diversi di farlo, forse tutti giusti. Quindi non spaventiamoci se vengono in mente più cose.
Allora io posso pensare che, ad esempio, io posso non fare un nuovo tweet, ma una menzione o una citazione di un altro tweet, no? Visto che l'interfaccia in italiano lo chiama cita. Allora, questa citazione ha a sua volta un testo, ha a sua volta una data. E ovviamente è un utente che la cita. E la citazione però differisce da un tweet nel fatto che a sua volta menziona un tweet precedente di qualcun altro. Quindi nel momento in cui io schiaccio cita, posso scrivere un tweet nuovo che però è collegato a un tweet vecchio di un altro utente. Quindi la citazione avrà come utente citante me stesso, poi a sua volta cita un altro tweet, menziona un altro tweet che è stato creato da un utente tendenzialmente diverso. Questo è un modo possibile di modellare l'informazione che deve avere il sistema informativo per poter permettere quell'operazione. Accettiamo questa per buona, perché è la più semplice. Se non volessimo complicarsi un pochino, o astrarre ancora un pochino di più, potrebbe dire, ma in realtà tweet e citazione sono la stessa cosa, perché una citazione è un tweet. Quindi potrei in realtà metterli in una classe sola, ma allora a questo punto menziona mi diventa un'altra relazione successiva. Però il mal di testa oggi è accontentiamocene di una relazione riflessiva. Okay? Il cuore è qua, essenzialmente dei comandi che sono diretta, cioè che rispondi. Cos'è rispondi? Ma rispondi è uguale. Rispondi è essenzialmente fare un tweet con un mio messaggio che ne cita uno precedente. Quindi anche quella è una risposta. Così come abbiamo fatto la classe citazione, potremmo fare la classe risposta, fatta esattamente nello stesso modo. A maggior ragione ci verrà voglia di fonderle insieme se ne abbiamo poi tre che sono fatte uguali. È normale, qui stiamo progettando, quindi è impossibile avere tutto a mente giusto e tirarlo giù giusto al primo colpo. Okay? Si fanno, si provano, si ragiona, si aggiusta, si modifica e poi possibilmente si arriva alla fine. Questo sia se lo facciamo a computer, sia se lo facciamo su carta, quindi questi esercizi si fanno a matita sempre, mai a tempo. Cernovanna, dimmi. Due. Io cito un tweet, il quale è di un utente. Però il problema della struttura è la risposta che è cita con l'utente. No, allora, sì, scusami, stiamo parlando della citazione o della risposta? La risposta. Della risposta, ok. Fammi solo sentire l'altra domanda che c'era là, poi rispondo insieme. Sì? Io volevo chiedere una cosa, perché non posso mettere il commento con l'attributo del tweet inteso come un tipo booleano? Sarebbe errato. In che senso il commento? A ogni tweet può essere associato o meno il commento. Dove? Relativo al tweet. Quando faccio... Scusami. Dove è il cita? Aspetta. È questo commento qua, si dice. Parte di? Hai detto? Ok. Allora, ripeto le domande per la registrazione, poi rispondo prima a lui e poi a te, che così andiamo nell'ordine. Allora, lui dice, quando io faccio un cita tweet, un retweet, perché il commento che scrivo lì non può essere parte della classe tweet?
Cioè, anziché fare una classe citazione, aggiungo qua un commento di tipo testo, che è un altro testo, ok? Allora, qual è il problema qua? Due problemi. Uno, e chi l'ha scritto questo commento? Non ho l'informazione su qual è l'utente che ha scritto questo commento. Primo ordine di problemi. Perché l'informazione che ho è su chi ha creato il tweet, ma quello originario, non chi ha aggiunto il commento dopo. Secondo problema, un tweet può essere commentato da 1000 utenti diversi, con 1000 commenti diversi. Quindi avere un solo campo testo, commento, non è sufficiente. Devo averne un intero arsenale di commenti. Ed è quello che fa questa relazione menzione. Cioè, dato questo tweet, possono essersene collegati anche molti che lo citano. Okay? E quelli che lo citano, a loro volta, essendo una vera classe, essendo oggetti veri e propri, non solamente un pezzo di testo, una stringa, un'etichetta, hanno a loro volta una relazione con l'utente che ha creato queste menzioni. Quindi qua no, non è sufficiente. Ogni volta che avete un attributo e cominciate a dire che questa, a pensare, a vedere che in quell'attributo ci sono tante informazioni, può essere ripetuto tante volte, allora quello è un indizio del fatto che probabilmente quelle informazioni vanno in una classe separata, esterna. E poi c'è una relazione tra la mia classe e l'altra che si può ripetere. Ok? Questo per quanto riguarda la menzione o il citare. Per quanto riguarda rispondere, prendiamo un meno imbarazzante, questo qua che c'è il Papa, dai. Lui dice, giustamente, osservando l'interfaccia, dice, ma io quando faccio reply, in realtà faccio reply all'utente. Quindi la risposta dovrebbe essere, se interpreto bene la sua domanda, dovrebbe essere... non l'abbiamo ancora fatto nel modello delle classi, però se facessi una classe risposta lo dici, io la vorrei collegare all'utente che ha fatto il tweet principale. Lui vorrebbe fare, ma io glielo faccio perché non costa niente, una classe risposta e la vuole collegare, vabbè, sicuramente ci vuole un utente che risponde e la classe risposta tu vorresti farla con un'altra relazione che dica a quale utente viene risposta. Adesso una parola che voglia dire questo, citato, diciamo. Ok, la possiamo fare così, però adesso mi chiedo, SkyCG24, ieri avrà fatto 500 tweet. Io qui ho l'informazione che io sto rispondendo a un tweet di SkyTG24. A quale? Quindi non mi basta sapere chi è l'autore originario del tweet. Quella è l'informazione che a livello di interfaccia viene infilata dentro il testo per creare la catena di risposte, per dare notifiche a chi l'ha creata, eccetera, eccetera. È un'informazione necessaria, ma non è sufficiente per poter identificare la mia risposta. Devo proprio andare a vedere qual è, prima dico così, devo andare a vedere anche qual è il tweet. E quindi dovrò aggiungere un'altra associazione tweet citato, ho scritto evitato, no, evitato, citato. Quindi io quando pubblico una risposta, la quale avrà, adesso lo mettiamo con calma, il campo testo e il campo data, ovviamente anche lei, devo tenere traccia dell'informazione su quale sia il tweet citato. Vedete che quando il soggetto, cioè il punto di partenza di una relazione è un concetto astratto come risposta, non è un concetto concreto come utente,
non ci viene dubbio di dire è la risposta che cita il tweet, no, la risposta non è senziente, non può far niente, no? È solo quando il soggetto è, è relativo a un essere umano che ci crea confusione, no? Ecco, questo va bene, però a questo punto io mi chiedo, questa relazione citata prima, che non faceva schifo, aveva senso, semplicemente non era sufficiente, la tengo o la tolgo? Chi è per tenerla? È in minoranza? No, bisogna toglierla. Perché? Perché ci arrivo dall'altra parte. Perché, data una risposta, se so questa risposta a quale tweet è relativo, dal tweet posso risalire in modo univoco, segniamoci sta parola grossa, posso risalire in modo univoco all'autore del tweet. E quindi non ho bisogno di rappresentare a parte il fatto che ho citato tu. Io ho citato un tuo tweet, e quindi ovviamente sei tu che sei stato citato. Quindi se mi chiedono, ma tu hai risposto a chi? E il mio sistema informativo non ha, l'ho tolta, non ha l'informazione esplicita di a chi ho risposto, ma io posso vedere, evidentemente ho risposto a questo tweet qua, scorsa 3.6, e questo tweet era di SkyTG24, quindi sapendo il tweet a cui ho risposto, so anche qual era il suo autore. Così come se vi chiedono quale esame hai superato, sistemi informativi, punto. Se poi vogliono sapere chi è il professore, vanno a vedere chi è il professore di sistemi informativi. Quindi è un'informazione che posso recuperare indirettamente, quindi facendo due passaggi, ma univocamente, cioè è di sicuro quello, non è... È meglio evitare di avere informazioni, come sarebbe stata questa operazione che ho cancellato, duplicate. Se uno dice, sì, va bene, ci arrivi anche dal tweet, ma che male fa a metterlo anche direttamente? Il male che fa è che se io ho due modi di ottenere la stessa informazione, due modi di rappresentare, due modi diversi di rappresentare la stessa informazione, ok? Corro il rischio che per un errore di programmazione questi due modi diversi si disallineino. Che la risposta tweet citata, un certo tweet, e questo tweet è creato da SkyTG24, quando poi invece la relazione cita, la risposta utente, cita un utente che non c'entra niente. Perché sono due relazioni che hanno entrambi diritto di vivere e non c'è nulla che vincola le due relazioni a... Se faccio un giro di qua, se faccio un giro di là, che possa dire il punto di arrivo deve essere lo stesso. Ok? Quindi avere una ridondanza nella rappresentazione. Se io scrivo il mio nome, ho un dato, e c'è sempre il rischio che in quelle due volte sia scritto in modo diverso. O che magari inizialmente è scritto giusto, ma poi modifichi uno e mi dimentico di modificare l'altro e così via. Quindi l'univocità della rappresentazione per noi è importante. Ok? Allora, magari salviamo anche questa cosa prima di pentircene. Salviamola in qua. Quanta roba. Sistemi informativi aziendali. Esercizi. Twitter.ast, così poi ve lo posso distribuire. Ok, abbiamo detto che avremmo aggiunto anche qua testo e data. Un'altra cosa che volevo citare, a proposito del programma, che vi voglio far notare, è che questo programma capisce cosa stiamo facendo, non è un programma di disegno. Se io cercassi di prendere un'altra classe e chiamarla user, non mi lascia. Ok? Perché c'è già. Quindi se per qualche motivo volessi nello stesso diagramma, di nuovo la stessa classe,
la devo prendere da qui e spostare. E lei si porta dietro già alcune delle relazioni che aveva, perché in realtà è un clone dell'altra. Quindi il vero dizionario delle classi che abbiamo definito nel sistema è qua. Sono queste. Che poi a livello grafico magari abbiamo un diagramma delle classi molto complicato, quindi lo dividiamo magari su più pagine, e in ciascuna pagina ne disegniamo solamente un pezzettino o solamente con un sottoinsieme delle classi. E quindi c'è ad esempio una differenza se volessi cancellare questa classe, io ho fatto tasto destro, sulla classe lo voglio fare. Quando voglio cancellare un elemento ho sempre due scelte. Cancella dal diagramma, quindi la togli dal disegno ma la lascia nel modello, cioè nell'elenco, nel dizionario degli oggetti che abbiamo lì a sinistra. Oppure direttamente cancella dal modello, che la cancella anche da sinistra, e da tutti gli altri diagrammi in cui eventualmente dovesse comparire. Quindi abbiamo questi due livelli, il modello che contiene gli oggetti, la vera definizione degli oggetti, e poi i diagrammi che richiamano questi oggetti in modi diversi, in punti diversi. Ad esempio qua, facendo la prova prima, abbiamo creato per sbaglio una classe, class 4, di che ho immediatamente, prontamente cancellato dal diagramma, perché non ci voleva, ma non ho cancellato dal modello, e lo faccio adesso, da qua. Okay? Quindi a volte non vi lascio chiamare le cose come volete, oppure proliferano dei nomi strani, proprio per questo motivo qua, perché prima di togliere qualcosa dal modello richiede una vostra azione esplicita, altrimenti lo toglie solo dal diagramma per non perdere informazioni. Ok, aggiungiamo un quarto ingrediente a questo diagramma, perché adesso ci mancano ancora un po' di informazioni su queste relazioni, perché queste relazioni per noi hanno un significato perché le abbiamo dette a parole. Ce le siamo spiegate a parole, ci siamo convinti su che cosa significassero. Però guardate create e like. E guardiamole dal punto di vista del tweet. Un tweet può essere creato solo da un utente, che è suo padre, suo padrone. Un tweet può essere piaciuto da centinaia di utenti. Quindi queste due relazioni, pur essendo disegnate tra le stesse classi, si devono comportare in modo diverso dal punto di vista della tipologia di oggetti che possono essere collegati tra di loro. Cioè, se il tweet è stato creato da me, non può lo stesso tweet essere creato da nessun altro. Se il tweet, mio o non mio, tendenzialmente non mio, è stato piaciuto da me, può essere piaciuto da altri. Quindi ci possono essere dei vincoli in più di partecipazione a queste associazioni. Come ne rappresentiamo questi vincoli? Beh, il modo più semplice è quello attraverso le cardinalità o molteplicità, che vanno a decorare, a annotare le relazioni che specifichiamo. In pratica, quando io disegno un'associazione tra due classi, sto dicendo, guarda che tra gli oggetti di queste due classi si possono poi verificare delle associazioni, dei collegamenti. Ma io posso vincolare il numero minimo e massimo di altri oggetti con cui uno degli oggetti della classe può entrare in relazione. Minimo e massimo. Cosa vuol dire? Ad esempio, se io ho una classe auto e una classe ruota, posso avere una relazione che dice che sull'auto si montano le ruote. L'auto monta una ruota. Ovviamente il verbo monta non è l'auto che lo fa questa azione, sarà il gommista che la monta. No? Però questa è l'informazione che su quell'auto è stata montata quella ruota. Non è l'informazione su chi l'ha montata. Ogni tanto lo dico. Ma su un'auto quante gomme possono essere montate? Se la trovate sul mattoni è 0, altrimenti fino a 4, perché la ruota di scorta ormai non la mettono più. Quindi, data una certa auto, quell'auto lì, con la targa ben precisa,
avrà 0 gomme montate, o 1, o 2, o 3, o 4, non 5. E quindi lo indico qua, dicendo che le ruote che possono essere montate su ciascuna auto vanno da un minimo di 4 a un massimo di, da un minimo di 0 a un massimo di 4. 0, punto, punto, 4. Valore minimo, valore massimo. Ma vale anche il ragionamento inverso, devo fare anche il ragionamento inverso. Data una ruota, su quante auto può essere montata quella specifica ruota? O non è montata da nessuna parte, o è montata su un'auto, una sola, non su due. Quindi la molteplicità della partecipazione all'associazione mount da parte di Will è come minimo 0, come massimo 1. E lo scrivo vicino a car. Quindi, giocando sui due lati di un'associazione, per ciascuno dei due lati mi devo sempre chiedere, io lo dico sempre così, mi metto in una car, in un oggetto di tipo car, quanti oggetti tipo will vedo dall'altra parte? Vedo dall'altra parte e lo scrivo dall'altra parte, perché li vedo di là, attaccato alla will. Poi mi metto dentro la will e guardo verso car e dico quante car vedo se io sono una singola will. Vedete che il vincolo lo definiamo a livello di associazione astratta tra classi, ma il suo effetto è a livello di collegamenti concreti tra oggetti. Devo far finta di essere una ruota specifica per capire quante auto. Ma non vuol dire che il numero di ruote massimo è 4 al mondo, possono essere miliardi, ma ciascuna è montata al massimo su una macchina e ciascuna macchina avrà al massimo 4 ruote. Sono vincoli che definiamo a livello di classi, ma che si applicano a livello di istanze, vincolano che cosa possono fare le istanze. Quindi la molteplicità significa che, specificare la molteplicità significa che per entrambi i lati, iniziale e finale della relazione, devo specificare due numeri, la molteplicità minima e la molteplicità massima. Quindi alla fine devo dare 4 numeri in totale, ok? Minimo e massimo da un lato, minimo e massimo dall'altro lato. E in teoria qualunque valore è possibile, ma al massimo potrebbe essere 32, perché boh, perché 32 è un numero che viene bene. Ma i numeri più utilizzati sono 0, 1, infinito. In particolare, come valore minimo spesso si usa 0 oppure 1. 0 significa che io a quell'associazione posso anche non partecipare. Può darsi che non ci sia nessun oggetto collegato. Io non ho mai fatto un like a un tweet. Vabbè, allora ci sarà 0. Posso non aver mai fatto un like a un tweet? È concepibile che nella relazione like tra utente e tweet non ci sia nessun tweet? È certo che poi mica devo sparargli se non ha mai fatto nessun like. Quindi non è obbligatorio aver fatto un like. È possibile. Mentre invece un tweet può non avere nessun autore? No, deve averlo. Quindi la cardinalità minima ci permette di spiegare, di specificare se la partecipazione in quella relazione è facoltativa o obbligatoria. Facoltativa 0, posso anche non partecipare, posso averne 0 dall'altra parte, obbligatoria chiaramente 1, almeno 1 deve esserci, quindi non puoi farne a meno. Cardinalità minima infinita chiaramente non ha senso, e quindi non. Cardinalità massima, di nuovo, se avessi una cardinalità massima 0 non vuol dire niente, vuol dire che quella relazione non c'è e basta, se al massimo deve esserci 0 volte, un po' povera, e quindi come cardinalità massima possiamo mettere 1 o infinito. Ripeto, poi magari c'è il caso in cui devi mettere 7, ma nella maggior parte dei casi sono questi i tre valori che ci interessano, e che, se vogliamo, sono anche qualitativamente diversi. Cardinalità massima pari a 1 vuol dire che quella relazione è univoca,
L'autore di un tweet è uno solo. Il piaciatore di un tweet, colui che gli ha fatto like, sono tanti. Allora, vincolo la cardinalità massima a essere una univoca, metto cardinalità massima 1. Permetto a un oggetto di essere in relazione con molti, allora metto, indico la cardinalità massima infinita, quindi diciamo, fai quello che vuoi. Questo significa che alla fine abbiamo 4 casi, adesso qui non ci sono tutti. Ah, è possibile anche, pardon, possibile anche dove è ovvio omettere la cardinalità. Quando non ho il massimo e il minimo, indico, è sottinteso che il massimo e il minimo siano uguali, quindi deve essere esattamente. Quindi se scrivo solamente 1 vuol dire che è minimo 1 e massimo 1. E quindi avrò solamente 0, 1. 0, 1, 0 minimo, 1 massimo. Vuol dire una partecipazione opzionale, ma se ci partecipi, partecipi al massimo una volta. Quindi opzionale, univoca. 1, 1 è univoca sempre. Poi lo 0 asterisco, asterisco indica l'infinito, partecipazione libera ma anche ripetuta, 1 infinito è una partecipazione obbligatoria, possibilmente ripetuta. Allora, nel nostro diagramma come le mettiamo queste cardinalità? È più facile di quanto sembra. Si va associazione per associazione a farci due semplici domande. Allora andiamo nell'ordine con cui le abbiamo fatte. Create. Associazione create, mi metto dentro l'utente. Un determinato utente, io, quanti tweet crea? Zero infinito. Può non creare nessuno, se appena è scritto non è ancora creati, oppure può crearne molti. Allora, per indicare la molteplicità, qui è semplice col programma, basta andare col mouse sulla relazione, compaiono degli M in fondo, clicco su M e mi dà già le opzioni principali. Poi se voglio posso modificare scrivendoci sopra. Però abbiamo detto che questo è 0 infinito. Dall'altro lato mi metto dentro un tweet e mi chiedo, questo tweet quanti user possono averlo creato? 1. È opzionale obbligatorio? Obbligatorio. 1, 1. Mentre invece la relazione like, uno user, quanti tweet può avere piaciuto? La grammatica scricchiola un po' quando si cercano di usare, ma arbitrariamente, tanti o pochi, zero infinito. E un tweet da quanti user può essere piaciuto? Anche qua, libero, zero infinito. Mettiamo questa M a 0, spostiamola così, se no non si capisce di chi è. E la stessa cosa direi capita per il retweet. Un tweet può essere retweetato tante volte da utenti diversi, ovviamente, non tante volte dallo stesso poverino che ci passa le giornate, e un utente può retweetare tanti tweet diversi perché è uno molto socievole. Oppure no, oppure non ha mai retweetato. Citazione. Allora, citazione ha due relazioni, una è la relazione cita e l'altra è la relazione menziona. Cominciamo con la relazione cita. Quindi ci chiediamo la molteplicità di questa relazione cita. Un utente, sono dentro utente, quante citazioni può avere, può fare? A piacere. Una citazione da quanti utenti può essere citata, può essere fatta? Uno, è uno solo. È univoco l'utente che ha fatto una citazione.
E idem risposta. La risposta si comporta nello stesso modo. Ah, scusate, devo ancora fare una menzione. Citazione menziona tweet. Allora, una citazione. Quando faccio una citazione, quanti tweet vengono menzionati da quella citazione? Uno. Quello su cui ho schiacciato il bottone cita. Poi io potrò fare tante citazioni diverse, tante volte dello stesso tweet, o di tweet diverse, ma in quella specifica citazione, quella specifico oggetto di tipo citazione, è riferito a un solo tweet. Ma quello stesso tweet può essere menzionato più volte da citazioni diverse di utenti diversi. La stessa cosa succede su risponde, per cui un utente può fare più risposte, ma ogni risposta proviene da un utente ben preciso, e questa risposta è in risposta a un tweet ben preciso, qui ci metto uno, stante il fatto che quel tweet ben preciso può essere citato da più risposte diverse, ciascuna di un utente possibilmente diverso. Potenzialmente diverso. Allora, riprendiamo una frase che ho detto quando ho risposto prima a una delle vostre domande. Ho detto una frase che prima non avrei potuto dire con tanta certezza, adesso sì. Data una risposta, posso identificare univocamente l'autore del tweet a cui ho risposto. Sì. Perché data questa risposta o l'oggetto tipo risposta c'è univocamente, guarda che belluno come svetta, un solo tweet che ha un solo user. Quindi io seguo un percorso di associazioni e ogni volta che lo seguo dall'altra parte trovo un 1, quindi c'è un modo univoco di poterlo attraversare. Allora qua ti dimostro che effettivamente data una risposta, univocamente posso determinare l'autore del tweet originario. E quindi non ho bisogno di esplicitare un'altra relazione per dire qual è l'autore del tweet originale. Prima di mettere relazioni ci siamo fidati a parole a buon senso, ma adesso abbiamo proprio la possibilità di camminare. Se voi provate a camminare al contrario, non è più univoca la cosa. Se ho un tweet, vado a vedere chi gli ha risposto, trovo tante risposte possibili, ciascuna col suo utente, ma le risposte sono tante. Quindi, dato un tweet, posso avere un insieme di risposte, non una univoca. Quindi, abituiamoci, no, a vedere anche le conseguenze delle scelte che facciamo. Se io modello le cose in un certo modo, significa che a partire da un'informazione posso determinare un'altra, se io no. Quindi cerchiamo anche di interrogarlo a questo punto. Ok, ci rimane una relazione sola, che è quella, l'ho scelta per ultima perché è rognosa, un pochino più rognosa, è quella ritessiva. Chi può seguire qui? Allora, la relazione è la relazione follow e mi chiedo uno user specifico, quanti user altri può seguire? Vale, tanti. Quindi qua abbiamo quest'uno qui, scusate, ma è di questa. Ai. No, dai, fai bravo. Vabbè, la seleziono e dico che dove è andato? Dove è scritto? Ah, molteplicità, ecco qua. Se non riesco da là, riesco da qua sotto. Tac. E sull'altro lato, il lato B, vale la stessa cosa, nel senso che un determinato utente, da quanti utenti può essere seguito? Arbitrariamente tanti. La relazione chi segue qui è una relazione libera, senza vincoli. Ok? Va bene. Ci vediamo giovedì allora.